Per comportamenti prosociali si intendono tutte quelle abilità messe in atto per perseguire scopi sociali e dirette a beneficiare il prossimo, senza pretendere ricompense esterne. In una società sempre più incentrata sull'individualismo, in cui sempre più frequentemente le relazioni prendono vita solo alla luce dei rispettivi interessi, esibire comportamenti altruistici è sempre meno usuale. La nostra gratificazione spesso la percepiamo commisurata a quanto possiamo ottenere dagli altri. Questo perché la prosocialità comporta un costo in termini di energie, tempo, rischio. Ecco perché spesso si sceglie di aiutare solo se il beneficio dell'altro non costa troppo sacrificio. Ciò che fa la differenza in questa scelta complessa è il modo in cui si è stati educati all'altruismo e all'empatia. Riflettere su come le nostre figure di riferimento si relazionavano tra loro e con gli altri permette di comprendere come si è abituati a guardare alle emozioni e ai bisogni altrui. Inoltre, abitare contesti in cui ci si relaziona gli uni con gli altri con rispetto, ascoltando reciprocamente esigenze e sentimenti, in cui c'è fiducia e aiuto reciproco, sviluppa un forte senso di prosocialità. Molte persone tra coloro che hanno una storia segnata dall'abuso di sostanze sono invece protagonisti di comportamenti del tutto opposti, ovvero comportamenti antisociali, sprezzanti, inosservanti delle regole, a volte violenti, spesso incapaci di assumersi responsabilità e di mantenere relazioni affettive stabili. La droga e l'alcol ci hanno consentito esperienze emozionali di fuga dal quotidiano, dalle sue esperienze negative, condannandoci però ad una comunicazione distorta con il mondo esterno. L'incapacità di soddisfare per primi i nostri bisogni ci ha allontanati progressivamente dall'altruismo e dalla prosocialità, poiché esistevamo sempre solo noi, proiettati sulla nostra dipendenza e sul rimuginio legato ai nostri vissuti traumatici. Oggi la vita comunitaria ci pone in una dimensione di vera condivisione, mettendoci a dura prova. L'altro fa parte del nostro quotidiano e quindi siamo costretti a dargli una possibilità. Ci si incontra e ci si scontra nel dialogo. Si prova ad essere sinceri e onesti e ascoltare senza giudicare. Attraverso i gruppi terapeutici e le attività creative si sviluppa l'abilità di conoscere chi abbiamo di fronte e, di conseguenza, viene allenata la capacità di comprendere cosa prova l'altro, di cosa ha bisogno e si cerca di aiutarlo. Questo processo prende avvio dai piccoli gesti quotidiani, dal semplice dedicare del tempo a chi ci sta intorno, collaborare all'adempimento di un compito, dal condividere un pensiero felice, chiedere come stai, e a trasmettere positività a chi è scoraggiato. Il risultato non è immediato. Spesso, infatti, tendiamo a percepire come minima la possibilità di essere una risorsa per l'altro. La frustrazione ci fa pensare di non poter essere in grado di aiutare, avendo bisogno noi stessi di aiuto. Ma il percorso comunitario ci fa comprendere quanto non sia affatto così. Il dolore forma legami sociali, promuove l'empatia, che è essenziale per sviluppare le connessioni sociali, incrementando anche la cooperazione. Questa paura potrebbe impedirci di scoprire quanto benessere possa generare l'affidarsi e il mettersi al servizio dei compagni. Infine, allenarci alla prosocialità significa confrontarci con le nostre emozioni più temute. Solo quando proveremo a gestirle senza l'ausilio delle sostanze, non avremo più paura di farci travolgere dal dolore altrui e smetteremo di pensare di non riuscire a supportare chi ci sta accanto.